E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Oggi sto in camicina. E Far Cry 6, secondo episodio. Nel primo abbiamo iniziato la storia. Siamo fuggiti da Speranza. Abbiamo conosciuto Juan, ragazzi. Il personaggio penso più simpatico, cioè è il Trevor di Far Cry Juan. E oggi siamo qui per andare avanti con questa storia. Fa un po' freddino stasera, è cominciato l'inverno. E quindi vuol dire che è cominciata anche la stagione dei videogiochi. Non ho tanto da aggiungere, sinceramente, quindi direi veramente di andare col gioco, signori. Siamo all'Isola Santuario, dove appunto vi ho appena detto che abbiamo conosciuto Juan. Abbiamo fatto anche una missione per lui, portandogli l'uranio. E adesso siamo al campo di Clara, dove avevamo lasciato l'ultima volta. L'incarico sta qua sopra, perfetto. Poco e furia, dobbiamo distruggere il campo di prigionia di Viviro. Viviro, ma che cazzo si chiama? Dai, andiamo. Un teletrasporto non c'è, eh? Vabbè, a cavallo, ragazzi, sarà tutto più semplice. Supremo, L1, R1. Ok, ci siamo. Scendiamo, che è meglio. Come conquadrato. Oh, sì, ti scende conquadrato. L'ho capito. Vabbè, Julio, immagino sia un amico. Ok. Minchia, ma se non mi vuoi, cioè, puoi anche andare a far fottere, eh? Cioè, nel senso. Vediamo cosa mi dai. Guanti del fuoco, rotazione polso. Qua dentro c'è qualcosina. Vado a depredare. Ah, sta qua sopra. Perfetto. Ok, sempre con l'ante supremo. Indossiamo guanti e mascherina. First time. Aspetta, fra. MS16. Ecco. Dammi il tempo. Quanto c'era a camminare ancora? Dai che ci siamo. Ok. Ho capito più o meno dove dobbiamo attaccare. È l'unica cosa che abbiamo davanti. Devo salire. Oh. Ok. Devo trovare i nemici. Ok, lì c'è del veleno. Per quello abbiamo la mascherina. Che cosa sta a cantare Bella Ciao? Oh, frate, svegliate. Ok, direi che ci siamo. Allora, qua ci sta un affumicatore. Il top sarebbe farlo fuori, magari con il macete. L'altro sta sulla torretta. Quell'altro sta qua a piedi. Riuscisse ad andare sulla torretta senza farmi vedere sarebbe una cosa bellissima. No, buono, buono, buono. Vai qua. Beh, avendoci mandato guapo, non dovrei aver allertato qualcuno. Cioè, sanno che esisto, ma non sanno dove esisto. Ok, va, uccidi lui. Mi stanno ammazzando l'amico qua. Qua poi a terra c'ho il cane Ale Calcagna. Oh, l'ha ammazzato il mio amico, incredibile. Gli alleati fanno qualcosa una volta. Mo, te. Ciao. Vieni guapo, vieni, rianimiamoti. Hai fatto anche troppo, fra. Ok, beh, momentaneamente ce n'è di meno alle calcagna. Mo' dobbiamo riuscire ad entrare e soprattutto uccidere quello laggiù. Esattamente. Ok, magari tu non sparassi, coglione. Perché metto una bella ciò sotto? Testa? Vabbè, due colpi sono bastati. No, però devo dire che Bella Ciao fatta così non è neanche brutta. Ok, questo ci ha aperto la porta, il che non è male. Abbiamo anche il carburante. Magari, aspetta, sparando al carburante. Togliti dal cazzo, però. Togliti, togliti, fra, togliti. Grande coglione. Facciamo le cose per gradi. Questo. Ok, disattiviamo l'allarme, che almeno così facciamo casino in maniera contenuta. Qua che ci sta. Chiavetta USB. La mappa. E però voglio la scatola. Ok, mo. Andiamo dal cazzo.
Non è servito a niente a parte liberare il veleno. Che la roba è su, basta usare la scaletta. Vabbè, come missione mi pare abbastanza agevole, eh. Se devo essere sincero. Oh, ma sta bella, lasciamo in luce, raga. BPSM più 4 munizioni. Allora, tanto spariamo a quello. Magari qualcosa succede. Togliti, guapo. Non un cazzo. Le ore attività sospetta presso il deposito di carburante cabeza. Potenziale furto di carburante. Perquisite tutti i civili. Veicoli e contenitori in arrivo. Salta a piantagione vivo un 6%. Ok, si possono distruggere tutte le cisterne gialle. Che sono queste qua. Che sono queste. E siamo a trovare tutte le cisterne gialle. Qua, questa per il cancello. Che ci sta qua. Ecco, magari sono un po' un coglione. Ah, quella missione non è difficile, raga. Insomma, veramente per niente. Va un po'... capita. Ok, oh. Oh, vai, 25%. Gli va sparato per bene. Ecco perché ci sono tantissimi. Ho capito, raga. Ecco perché ci sono tantissimi. Cosa vuoi? Cosa vuoi tu? Fanculo. Ah, c'è il gippone. Ciao. Uno fuori. Cosa? No, no, fantastico! Bellissimo! Ero veramente in paranoia su come funzionasse. È una cagata. Ed è anche bella. È la mia cagata preferita. Posso usare il tostador per bruciare le piante di tabacco. Perfetto. Signori. Ma qua mi stanno andando via tutte le munizioni per distruggere queste cose qua. 61%, dai, 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 dai. No, sto qua, se mi fucila sono finito. Grande guapo. Fanculo. Via, via da sto merdaio. Vai, muori. Cosa vuoi fare? Ciao. Allora, cosa mi è rimasto? Anzi, chi mi è rimasto? Oh, 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 aspetta, 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 aspetta. Siamo circondati, raga. A parte la bestia, qua sparano con i fucili da chicco. Ok. Dai, esplodete, cazzo. A posto. 80%. Sempre 80. E qua ci sono i piante di tabacco? Accessibile, sì. Dov'è il tostador? Eccolo qua. Oh, come ti vibrano le due. Bruciate, bruciate, piante tabacco. Bruciate, bruciate, bruciate. Allora, dobbiamo arrivare al 100%, siamo all'82. Non ho più tanto carburante. Vedo il carburante del tosto d'oro. Veramente poche munizioni. Sono un po' nella merda. Però aspetta, non c'è il carburante qua. Ah, ok.
capito cosa state facendo. Ok, ci siamo, perfetto. Abbiamo distrutto tutto. Devo andare alla torre di pietra, che lancio. Che vabbè, questa è la missione di Bella Ciao. Ormai l'abbiamo etichettata così, ragazzi. Supremo pronto. Ah, si fa coming out, eh? Oh, fuoco e furia, ragazzi, è completata. E qua si comincia a entrare nel vivo della storia. Dovrebbe essere civile per diventare più forte. Per fare un po' di operazioni. Ok. Mo, dove c'è da andare? Oh, deposito di carburante Capesa. Prossimo obiettivo militare, grado 1. Penso che ce la possiamo fare. Raga, io vi rubo un attimo, un secondo per... Cazzo. Merda. Per guardare un attimo i dintorni. Magari possibilmente senza essere mangiato dai coccodrilli. Ma non devo accarezzare Guapo, devo ammazzare lui. Col cazzo che mi vedi, tesoro. Bene, ok, volete la guerra? Ecco la guerra. Col cazzo che mi vedi, tesoro. Ci ho già pensato Guapo e tu mi hai portato il cavallo. Pensa che gran coglione che sei. Sicuramente succede qualcosa. Ah, c'è un cecchino. Ciao cecchino. È inutile che provi a mimetizzarti perché... Sorry. Dai, ci siamo al deposito di carburante, eh. Perché qua sta molto di Days Gone, questa parte della mappa, eh. Ok. Allora, è di grado 1. Non penso avremo grosse difficoltà. Spero. Piano B. Abbiamo tanto metallo, della roba. Ok, perfetto. Se riuscissi a infinocchiare dal dietro. Vieni qua, cazzo. Ok, vecchie maniere. Oh shit. Ok. Oh, cosa vuoi? La torretta? Vai in infermeria anche tu. Ok. Ma no, un attimo. Ragioniamo. Supremo. Mi sono ucciso da solo. Qua. Sono un coglione. Guapo anche a te. Fantastico. Nostro rito 1. Che abbiamo la chiave del magazzino. Magari non avesse allettato le guardie, non sarebbero arrivate le jeep. Vabbè, una cosa per volta. Raga, quanto combattimento che c'è in sto episodio. Era quello che volevo. Vai, fuori la telecamera. Scusa bro. Sorella più che altro. Ciao. Cosa? Dove cazzo vai, bra? Ok, usiamo la chiave. Perfetto, eccolo qua, ragazzi, il carburante. Il deposito di carburante è stato conquistato. E piano piano, ragazzi, la nostra avanzata si fa sempre più sentire. Postazione con terra e santuario, falla esplodere. A posto. Qualcosa mi dai? Mitragliatrice leggera. Ok, cavallini, dai. Benzina per la rivoluzione. Operazione di grado 4. Postazione contraria. Dai, galoppiamo, dai. Ok, che ci siamo, ragazzi. 110 metri. Si sente già danni canticchiare. Velocetto, munizioni. Bello, dotazione pozzo, quasi. Ok, sono più munizioni per l'arma secondaria, ok. Dimmelo. Benito, dimmi, sei tu che mi devi più caldo. Prima recupera il carburante e uccidi Rosario. Poi otterremo libertà. Andiamo. Ah, devo andare a
Nuoto. Grazie cavallo per esserti impennato. Isola di wow wow. Sono favoli. I favoli, boele. Raga, questa situazione qua mi sta preoccupando alquanto, eh. Che cazzo è sta roba? Ok, ci siamo. Eccolo, guapo, che arriva nuotando. Ma che figo che è. Attenzione. Gente, questa qua che vuole uccidere il nostro Quan. Non vi permettete. Ammazzate quel maledetto maiale. Siamo in una nuova zona della mappa. Figo. Cagliate, traidor. Oh. Ecco, perché se guapo fosse stato dove doveva stare, non ci sarebbe stato lo scontro. E invece che cazzo. Vabbè, ripuliamo un po' la zona. Queste qua sono mezze seghe. Ammazzarle ci vuole nulla. Qua però mi piglio il cavallo e non mi rompe i coglioni, eh. Oh! Cosa? È morto il cavallo. Non posso anche guidare questo coso. Grazie. Mi dai una macchina allora? Oh, perfetto. GTA style. Poi dal cazzo. Ah, non uccidere civili disarmati. Grazie. Ora mi hanno ucciso il cavallo però, eh. Dobbiamo assassinare Rosario ed avere anche a che fare con i carri. Ok. Vabbè, io quello come cazzo l'ammazzo. Ok. Primo obiettivo, ovviamente, lui. Ci mancherebbe altro. Anche se non ti ammazzi per scendere tutto questo qua. Quasi quasi mi ha visto, ma noi con molto silenzio. Più o meno. Non ti ho tecnicamente detto di scendere, però vabbè. Non è che muove vengono a cercare, eh. No. No, che cazzo. Ma non ho fatto a quasi vedermi per aver aggrazzato qua. Tra l'altro i corazzati io non li posso. Ammazzare silenziosamente. Bene, vai, battere, grazie. Ok. Talmente concentrato che viene da far silenzio anche a me. Ora facciamo fuori te. Devi essere più veloce però, fra. Ecco. Ok, uccidere il comandante Rosario non è un problema. Il problema è mo ammazza quello lì. Ok, ce l'ho fatta. A posto. Mi dai anche delle munizioni? Sì, grazie. Posso guidare il carro armato? Sì, posso guidare il carro armato. Che bello. Ma che bello, ragazzi. Ma neanche a GTA. Devo uscire dalla zona di attacco. Vabbè, uscire così penso sia la cosa più bella e più semplice che ci sia. Abbiamo finito? Ok, Benito. Abbiamo finito. Benzina per l'evoluzione andata. Dobbiamo guadagnare la macchina da pesca, così Benito, a caso, senza senso. 880 metri. Ah, è al campo di Clara. Ok, sta al campo di Clara, andiamoci con lo spostamento rapido. Se no, come cazzo faccio? La rivoluzione non è vinta da chi non teme, ma da chi viene temuto. A ogni capitolo c'è la legge? Andiamo, dai. Raga, Clara è veramente cazzutissimo, eh. L'adoro. Because today I'm going to punch a hole through Castile's warships. Addirittura. E dai, fumogeni della Francia blu. See you from the sky, guerriglia. Dai, l'ascesa di Libertad. Sì, but there's an anti-aircraft cannon blocking the airspace around Castile's warships.
Ah, mi sa che adesso c'è davvero da liberare la contraerea. E niente, ce la faremo a nuoto un'altra volta. Incredibile. Eccoci a Vencejo. E siamo dalla contraerea. Dopo una nuotata tipo 10 anni. Ok, mo c'è da fare molta attenzione. Guapo, devi stare buono. Vedo già dei movimenti laggiù. Ok, non c'è occasione più ghiotta se non ammazzarti ora. Fuori una. No, 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 no. Ok, facciamo le cose dall'altro lato. Allora lei qua si è presa la testa, non troppo forte. Anche qua sicuramente c'è più di qualcuno che ce la butta nel culo. Però noi non demordiamo. Devo distruggere questo. Ok, Supremo lo può distruggere. Sì. Decisamente. Decisamente, ragazzi. E adesso testa al faro. Okay. Dammi. Grazie. L'ho presa per 184 metri, sono un pigro di merda, però dopo tutto quel nuoto, capiamo che ci vuole, eh. Ok, qua c'è della roba. Oh, una libertà, un fucile. Ostami. Roba, ancora roba. Intanto andiamo sul faro. Poi vedremo. Cazzo devo fare? Ah, rampino. Ok. Dai. Vai. C'è qualcosa da pigliare? Sì, metallo. Bisogna eliminare i soldati. Bisogna eliminare i soldati da entrambe le navi per agevolare una fuga da barca dei guerriglieri. Ok, mi tocca andare da me. E più che altro paracadute, se mi deve veramente far appioppare in acqua così in maniera di merda, è molto utile. Andiamo a vuotare le navi. Non vado a segnalare, vedrai tra poco tesoro. Telecamera. Che culo. Non mai l'ho vista per tempo. Anche lui meno male l'ha visto per te. Ok, fa culo da lassù, perfetto. Ciao. Chiama i rinforzi, vai. Vai, ora non li chiami più. Perché non muori? Oh, che giochino stai giocando? Ciao. Tu cosa vuoi? Tu esattamente cosa vuoi della mia vita? Morire no, oh che bello, ma ti tanti spalle da sola. Ma è fantastico. Zipline. Ciao. Ciao. Cosa vuoi? Esattamente? Allora qua non facciamo così. Fuochi d'artificio. Raga, ma a tratti il combattimento è meglio di Call of Duty. Giuro. Ok, noi abbiamo ancora ucciso tutti, ma ci siamo quasi. Quelli arrivi sono nostri. Allora, l'elicottero 2 è il nostro amico, l'altro no. Siamo nella armata. Qua che ci sta? Quando vedo queste calze sono venute qualcosa di bello. Ah, poi vedo. A posto.
dovrebbe essere l'ultimo ora. Pare di sì. Infatti. Adesso è la tormenta di Italia. Spureggia! Oh! Vabbè sì, in certe occasioni non fare casino è impossibile. Ma fare casino soprattutto è bello. È male che ci ho visto, ma. Allora? Non avete già visto? Sì, ciao, sono io. Buongiorno, sono quello col cazzo lunghissimo. Scusa, ti sei dimenticato che ci sono io qua su. Mi dispiace. Allora, giù ci andiamo noi. Più 10 XP, non si sa per quale motivo, ma più 10 XP, fantastico. Oh sì, quanto sei ghiotto, quanto sei ghiotto, quanto sei ghiotto. Oh, tutti e tre insieme, Dio. No, ricaricare ora no. Oh, ma che bello. Pirotecnico, signori. Culo. Ma tu sei ancora vivo? Ciao. Stanno intervenendo il supremo? Vedono il supremo, raga. Ecco, la spureggiona mitica. Magari non mi fossi ammazzato spureggiando con supremo, avrei fatto anche favore all'umanità. Oh, signori, ci siamo, ci siamo, ci siamo. E anche petardi ci sono. Non sono 15 colpi per caricatore con un'arma così. Sono pochi, eh. La barca di Clara, dove cazzo è la barca di Clara? Eccola la barca di Clara. Vai. Viva libertà, Dani. Ma non me devi ringraziare. La scesa di libertà è andata. Queste navi si stanno lentamente morendo da sole. Raga, la grafica è qualcosa di mozzafiato, giuro. Facciamo una panoramica. Ma manco l'argentario in Toscana, però non è così bello. Coca e mignotte. Coronado Prison. Ah, è speranza di nuovo? Ai, mi sa che mo fa una brutta fine. Io mo c'ho paura. Eccolo. E uno umide che il bambino uccide lui perché non ci vuole più. Così lo ammazzo, però prima di sparare. Non lo fa, non lo fa, grande. Che stronzo. Ah, l'ha ammazzato troppo a picconate. Niente, non si arriva a sparargli. Regola numero 20. Una volta che sei un guerrigliero, lo sarai per sempre. Mamma mia, ma come una carneficina tutti i morti. Qua invece mi porta Caio Perico. Ci sono sempre delle eleganze che trovo, eh. E la guerriglia, signori, sarà la prima missione del terzo episodio. Siamo in questa parte della mappa. Tutte le regioni salgono di grado. Oddio, dopo quello che è successo a Julio, tranne Kito e Venzeco che, essendo ormai praticamente nostre, siamo all'arcipelago di Zamok, livello 1, quindi sarà qualcosa di piuttosto breve e indolore, al massimo sarà doloroso per gli altri. Io ragazzi vi ringrazio, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, ci si vedrà al terzo episodio e ci vedremo anche con tutte le altre serie che sta portando. Grazie ragazzi e buona giornata, buona nottata, buono quel che volete.